Il mio compito è solo darvi il benvenuto e dare velocissimamente la parola al sottosegretario dei beni culturali, Ilaria Borletti Buitoni. Prego. Può parlare al microfono. Grazie, ringrazio il sindaco per l'invito ad aprire questo festival, questa terza edizione. Io sono, devo dire, mi sento un po' colpevole perché ogni volta spero di poter trovare delle risorse per sostenere questo festival e per adesso non le ho ancora trovate. Ho cercato nelle maglie Invito del l'applauso. Ministero, però io sono sempre fiduciosa, ma dico questo perché questa è veramente un'iniziativa di grande qualità, perché le sue declinazioni sono di grande qualità e soprattutto sono di grande importanza per questo territorio. Un'iniziativa come questa, illuminando un periodo storico di cui sono certa non si sa abbastanza e si sa male, perché ci sono molto spesso dei preconcetti che accompagnano l'idea del Medioevo, è un'operazione proprio di educazione culturale importante. E questo è già un aspetto che secondo me merita una stella. No, è pericoloso parlare di stelle in Italia, no, non parliamo di stelle, Una stella diciamo sola. una stella sola. Merita veramente di mettere questo festival all'interno di un riconoscimento speciale. Poi si tratta di Gubbio, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, è un palcoscenico all'aperto. Non ci sarebbe contesto migliore per accogliere questo tema, quindi valorizzando e studiando in maniera poi approfondita e dotta il tema, si valorizza un territorio, si valorizza un patrimonio culturale che se proprio identitario in un modo, anche grazie al modo in cui è stato preservato, in modo assoluto, insomma, Gubbio è questo, Gubbio è un modo per leggere quell'epoca e per leggerla attraverso l'architettura di questa città. Grazie ancora. Grazie per le parole. Signor Sindaco, a lei la parola. Ringrazio l'onorevole Borletti Buitoni, saluto il dottor Miglio, ringrazio Fioravanti e naturalmente credo che lo farò tante volte ancora per questo preziosissimo lavoro che assicura alla nostra città un appuntamento veramente straordinario, al quale teniamo tantissimo, per il quale ci sentiamo fortemente impegnati con grandissima determinazione, nella volontà di assicurare a questo festival continuità, certezze, solidità e gambe ben piantate a terra per poter camminare a lungo anche nel futuro. Festa del Medioevo, come vedete, ha riunito, abbiamo questa ambizione, dopo 3 anni crediamo di aver riunito la parte migliore del mondo medievale italiano. Contributo fondamentale per noi l'amicizia, il sostegno, l'aiuto e il consiglio dell'ISIME, che è l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Abbiamo qui il presidente Massimo Miglio, a cui do volentieri la parola. Non passa giorno, credo, che ad apertura di giornale io non sia preso, e con me tanti altri colleghi che si occupano di Medioevo, da scoramento. Qualche collega reagisce intasando le pagine dei social per protestare. Perché leggiamo titoli come questo, recentissimo, su uno qualsiasi dei giornali, badate, non c'è problema di schieramento o di allineamento di giornale, ugualmente tutti. Per esempio, quei simboli, sto leggendo un titolo, di un nuovo Medioevo. Voi capite che con questo titolo si dà una lettura del Medioevo come qualcosa di assolutamente negativo. Un nuovo Medioevo, torniamo a quel Medioevo, quella cosa infame che è stata il Medioevo. È il modo in cui la medievistica, anche accademica, può colloquiare, definire
deve colloquiare, e medievistica, badate, parlo di non soltanto gli storici puri, ma gli storici dell'arte, i filologi, gli italianisti, i letterati, tutti quanti devono interloquire con un pubblico più vasto, più ampio, cosa che finora non è stata fatta a sufficienza e con conseguenze anche molto gravi. Il tema che è stato scelto quest'anno è uno dei temi più accattivanti, più interessanti, più complessi anche della medievistica italiana, ma di questo parla poi il migliore specialista che abbiamo in Italia su questo argomento, e quindi io vi taccio. Soltanto veramente l'augurio, come ha fatto prima il sottosegretario, molti di questi incontri vengano in futuro, ci siano, perché ne abbiamo bisogno, forse gli addetti ai lavori forse ne hanno più bisogno ancora di chi non è addetto ai lavori, di chi non è un professionista del Medioevo. Grazie. 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 Grazie all'amico Massimo Miglio, ma io incasso tutti questi complimenti che non sono naturalmente per me ma sono per la squadra. Non vorrei fare grandi discorsi perché poi, come spesso succede nella vita, è inutile fare proclami, no? Parlano i fatti, e io sono ancora un giornalista, quindi mi attengo spesso ai fatti. Il fatto è che il Festival del Medioevo ha conquistato un suo spazio, svolge questa operazione di cui parlava il professor Miglio, unisce, valorizza, mi piace usare questo termine, valorizza il mondo accademico, rende comprensibili a volte cose più, tenta di rendere più comprensibili, spesso non ci riusciamo, sia chiaro, però ecco, questa è un'operazione culturale, mi fa piacere che sia qui in Umbria, a Gubbio, in un posto così tra l'altro affascinante, come diceva il Vice Ministro, con questa bella giornata di sole. Il mio compito è solo quello di, ho un dovere di ringraziare tutta una serie di persone. So che i ringraziamenti appaiono spesso formali, nel nostro caso non lo sono, voi avete visto anche l'atmosfera stessa del festival, è abbastanza informale, no? Siete entrati in un cantiere con dei lavori in corso, del resto parliamo della città, quindi ci perdonerete, però adesso quando scendete forse è pronta un po' questa cittadella del Medioevo. Io devo ringraziare naturalmente la regione dell'Umbria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ci aiuta e che ci avvicina da sempre, il Galle, ho qui la Presidente del Galle che ho già ringraziato più volte, il Galle Alta Umbria, che svolge una funzione fondamentale per molte iniziative, non solo per il Festival del Medioevo naturalmente, ma per tutte iniziative di valore di questo territorio, la Camera di Commercio di Perugia che ci è stata sempre abbastanza vicina, molto vicina, la Fondazione Mazzatinti, ho visto da qualche parte il Presidente in sala, che è un'emerita istituzione eugubina e che è vicina al Festival. Però soprattutto devo ringraziare uno sponsor privato che è Tecla, nella persona del mio amico Giacometti, Franco Giacometti, che è qui in prima fila, che vorrei dire non è solo uno sponsor, è un amico del festival, è un coorganizzatore, e senza di lui forse non saremmo in grado di fare questa operazione che avete visto è abbastanza complessa e articolata, ma per ora gode di un buon successo, quindi ringrazio molto Tecla, salto tutti gli altri sponsor, perché poi non sono tantissimi, quindi è meglio. Però ecco, vi ringrazio a tutti, siamo in anticipo clamorosamente sui tempi, però siccome abbiamo voglia di iniziare questo festival, con un po' di anticipo saluto i miei ospiti, vi ringrazio, signor Ministro, grazie. Sindaco, noi ci vedremo più tardi, grazie professore, e ho il piacere, l'onore, si dice sempre così, ma in questo caso è vero, perché io ho conosciuto da lettore un grande, il professor Miglio l'ha definito il massimo esperto della materia che trattiamo quest'anno in Italia, però io ho conosciuto anche un amico e quindi vorrei invitare qui vicino a me il professor Groman. Come si sa, i vecchietti si ripetono molto spesso, qualcuno di loro sarà stato qui anche l'anno scorso e avrà sentito lo stesso vecchietto mezzo ciecato che parlava dello stesso argomento, quindi dice ma com'è?
me l'hanno chiesto, proverò a dargli un taglio del tutto diverso. D'altra parte è un gran piacere stare qui, nel senso che il Festival del Medioevo mi sembra una delle più interessanti manifestazioni che siano sorte negli ultimi anni per far sì che un prodotto, la storia, che sembra qualcosa del passato, che uno, una società che vive solo nel presente e nel futuro dovrebbe dimenticare, invece diventi un patrimonio collettivo, ossia venga posto con un linguaggio il più possibile semplificato. Beh, parlare di Medioevo, città nel Medioevo, parlare di tutto il periodo è pressoché impossibile, ma d'altronde sarebbe impossibile parlare di qualsiasi argomento per mille anni. Se oggi qualcuno ci dicesse come mangiavano mille anni fa, eppure siamo nel 2000, diremmo ma che assurdità, mille anni fa sono un mondo che non esiste. Invece il Medioevo si pensò prima dagli eruditi del 400 e poi essenzialmente dal pensiero romantico dell'Ottocento di mettere insieme mille anni, inventandosi un qualcosa che non era mai esistito, perché il Medioevo in sé per sé è una totale invenzione, un'invenzione dell'Ottocento che fece diventare gotico qualcosa che non lo era, inventò uno stile ipergotico, non a caso si chiamò. Bene, adesso io provo a ripartire da questi mille anni, teoricamente nei manuali di storia per gli studenti è dalla caduta dell'impero romano, V secolo d.C., alla scoperta delle Americhe, 1492. La città. Ma che cos'è una città? Nel 1955, in un bellissimo convegno del Centro di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, un grande storico dell'economia che insegnava alla Yale University, Roberto Sabatino Lopez, alla domanda che cos'è una città rispose: una città è una città. Una città è in primo luogo uno stato d'animo, è sentirsi appartenenti ad un gruppo, sentirsi parte di una collettività. Era una famosissima espressione veramente, già usata molti secoli prima da Sant'Agostino, che per definire la città aveva detto est enim civitas, non quorum libet animantium, sed rationabilio multitudo, legis unius potestatis divicta. La città non è un qualsiasi insieme di abitanti, la città è un insieme razionale di uomini che si riconoscono sottoposti a una sola norma, a una sola legge, che è la legge che si sono dati essi stessi. E Isidoro, arcivescovo di Siviglia, nelle sue etimologie, scrive nel VII secolo che per dire deve trovare l'etimologia del termine città e userà due termini, urbs ipsa, menia sunt, civitas autem, non saxa, sed habitatores vocantur. Urbs, la città, sono le mura. È il primo elemento che connota la città dall'antico fino all'Ottocento, che le ha distrutte poi in gran parte. La città sono le mura, la città sono le pietre. La, di nuovo, città, ma intesa come collettività, la civitas, non sono i sassi, ma sono gli abitanti. Bene, le città quindi erano esistite già nell'antico, ma già ben prima della caduta dell'impero romano erano incominciate a decadere in parte, a essere distrutte. Nel 387 Ambrogio, vescovo di Milano, transitando per Bologna,
Modena, Piacenza, Brescello definisce dei cadaveri di città semidistrutte. Sono delle rovine. Le invasioni avevano attaccato in primo luogo le città, perché erano stati i luoghi dove si era accumulato maggiormente la ricchezza. Gli uomini si erano sparsi in parte nel territorio, ma non scomparvero le città. Le città antiche romane, per quanto cadaveri semidistrutti, in parte continuarono a sussistere. A volte si trasformarono, si restrinsero fortemente. Un esempio per tutti: la cittadina di Arles, in Provenza, trasformò il suo anfiteatro nella città. Ossia l'anfiteatro venne fortificato e quello diventò un nucleo urbano. Enrico Sestan ci ha detto che le città della Sicilia furono in gran parte dei cadaveri, dei cimiteri di case, però continuarono ad essere, continuarono a esistere. Beh, questi spazi gradatamente ricominciarono a riaffollarsi di uomini, come avvenne in primo luogo, ha scritto Mark Bloch, per la fatica, il sudore, la rabbia dei contadini, dei dissodatori che cominciarono a ricoltivare campi, terre fertili, a ottenere più prodotto. In secondo luogo, perché quei contatti che si erano interrotti tra l'Europa rurale, contadina, e un mondo molto civilizzato, che era il mondo arabo dell'Islam, gradatamente iniziarono a riprendere. L'Islam conquistò la Sicilia, parte delle coste della Provenza, ma maggiormente tutta la costa della penisola iberica, e fece comparire dei bellissimi nuovi spazi urbani. Fu una società in continua evoluzione. Sicuramente non fu una città, mille anni non fu tutta uguale. Fu continuamente variata, ebbe forze di simile, e così ho aperto e così chiudo, mi chiedo scusa per la strampaleria, fu uno stato d'animo, fu ciò che Ottone di Frisinga nella sua opera dice: l'aria della città rende liberi, almeno nel sogno, che poi è il sogno dei nostri immigrati quando vengono qui, di avere un sogno che in questa grande città, che i mass media gli fanno vedere come un luogo delle delizie, si possa vivere felicemente. Poi probabilmente quando arrivano qui non lo sono, ma non lo furono neanche allora. Lo dimostrano i grandi tumulti che dalla metà del 300 coinvolgeranno tutta l'Europa, a partire dalla mia piccola Perugia, dove nel 1371 c'è la prima rivolta popolare, alla più grande rivolta nota in Italia, che è il 1378, il tumulto dei Ciompi, i quali stavano incatenati vicino al loro telaio, quindi insomma tanta libertà non ce l'avevano sicuro. Ma quando c'erano arrivati, forse il sogno ce l'avevano avuto. Grazie. Quest'anno il professor Barbero, che pieno, è naturalmente uno degli storici più richiesti e che più produce nel nostro paese, centellina con noi ogni tanto gli appuntamenti, questo ce li fa rendere anche più preziosi. Con lui costruiamo, abbiamo costruito in questi anni anche degli speciali di approfondimento, abbiamo raccontato della battaglia di Adrianopoli e del passaggio e di come il mondo antico affrontò un problema di emigrazione, quindi raccontando la storia è evidente che si riesce a comprendere il presente con più pertinenza. Quest'anno il professor Barbero, insieme a Davide Savelli e alla regia di Monica Taburchi, voglio ringraziarli, ha costruito invece uno speciale che scava proprio a fagiolo rispetto al festival. Per cui abbiamo voluto sistemarlo
come messa in onda, andrà in onda domani sera alle 21.10 su Rai Storia, e per portarlo in anteprima qui a Gubbio, siamo curiosi anche di vedere quelle che saranno le vostre reazioni. Ma io sullo speciale vorrei lasciare la parola al professore. Sì, appunto, allora, quello che state per vedere è qualche cosa che gli spettatori di Rai Storia potranno vedere tranquillamente a casa loro domani sera, quindi non so quanto ci guadagnate in realtà a vederlo adesso, ma insomma su grande schermo, in anteprima, uno di questi speciali che ogni anno riusciamo a montare con la trasmissione a CDC. Questo è un documentario che si propone di raccontare, ovviamente non tutto il Medioevo, però in realtà è una cavalcata attraverso una serie degli aspetti principali dell'epoca medievale, che ha un taglio specifico. Il taglio viene fuori anche dal titolo, il titolo è Medioevo da non credere. Qual è il problema? Noi medievisti abbiamo un privilegio, un vantaggio, è anche appunto un grosso problema con il periodo che studiamo. Da un lato noi studiamo il periodo che, a giudicare da manifestazioni come questa, è il più popolare e il più amato dal pubblico. L'antichità tiene botta, specialmente la storia romana, ma nell'insieme, vedo colleghi autorevoli che mi approvano, nell'insieme il Medioevo è indubbiamente l'epoca più popolare. Vince rispetto all'antichità, a maggior ragione rispetto ai colleghi che studiano i secoli successivi e che insegnano storia dell'età moderna, storia dell'età contemporanea. Ecco, io mi immagino un festival che si intitola Festival dell'età moderna. Non credo francamente che avrebbe la stessa attrattiva di un festival del Medioevo. Però noi medievisti siamo anche gli unici storici che fra loro si dicono in segreto: in realtà il Medioevo non esiste mica, è un'invenzione. Mettere insieme periodi così lontani fra loro, come l'epoca di Carlo Magno o l'epoca di Dante, cosa hanno in comune? Noi che li studiamo sappiamo che non hanno quasi niente in comune. E per di più sul Medioevo è forte, come dire, la produzione di leggende. È stata forte da sempre, perché già alla fine del Medioevo hanno cominciato a creare leggende sul loro passato, che poi, come dire, hanno continuato a circolare e si sono affermate. Allora, l'idea è stata: è quasi impossibile raccontare il Medioevo senza incontrare quasi subito degli argomenti su cui siamo costretti a dire al pubblico: attenzione, tutto quello che vi hanno insegnato è sbagliato. Molti miei colleghi, quando arrivano a spiegare il feudalesimo a lezione, la prima cosa che dicono agli studenti è: guardate che la piramide feudale con i vassalli, i valvassori e i valvassini non è mai esistita. Fino a qualche anno fa questa era una rivelazione scioccante. Adesso in realtà gli studenti non hanno affatto studiato la piramide feudale negli anni precedenti, e quindi quest'opera di demolizione di luoghi comuni è meno necessaria. Però tanti altri luoghi comuni sono stati costruiti sul Medioevo, quasi tutti falsi, ed è interessante anche in realtà andare a vedere perché sono stati costruiti. Come mai ci piace tanto immaginare che c'è stata un'epoca in cui si credeva che la terra fosse piatta e se appena osavi dire che magari era rotonda ti bruciavano sul rogo? Siccome non è vero, è appassionante chiedersi come mai noi invece lo vogliamo credere a tutti i costi. Ecco, alla fine, per non farla lunga come l'ho già fatta, il filo conduttore di questo documentario è proprio il tentativo di raccontare alcune grosse tappe dell'epoca medievale, facendo però attenzione in particolare a smontare le leggende che nei secoli si sono incrostate intorno a questo periodo. Sarebbe un luogo comune dire: se ci siamo riusciti vedremo, ce lo direte voi. Non voglio dire troppi luoghi comuni, ne sentirete già tanti appunto sul documentario. Diciamo piuttosto: spero che vi piaccia. Grazie. Oggi vi parleremo del periodo più calunniato della storia, il Medioevo. Periodo che poi oggi piace a tutti, e però è ancora sempre circondato da luoghi comuni: l'età oscura, i secoli bui. Il Medioevo è durato moltissimo, 1000 anni. Vuol dire che 30 generazioni di nostri antenati sono vissuti nel Medioevo.
Iniziamo questo pomeriggio di questa giornata inaugurale del Festival del Medioevo con un appuntamento molto importante, perché abbiamo con noi l'Associazione Italia Medievale, che ogni anno assegna un premio proprio a personaggi che si sono distinti in questo settore. Sono Giuseppe Bianchi, Maurizio Calì e Mauro Enrico Solidi, che ora ci annunceranno i vincitori del premio e ci spiegheranno anche meglio di che cosa si tratta. Nel 2004, quando l'associazione aveva solo 2 anni, voi intanto alle mie spalle vedete scorrere i loghi dei candidati di questa edizione, dell'edizione 2017, così ci dà modo di raccontarvi un po' il premio. L'idea era quella di attribuire un riconoscimento, per quanto la nostra associazione fosse piccola all'inizio e quindi fosse un semplicissimo riconoscimento, e tale è rimasto fino ad oggi, perché non è che ci siamo ingranditi o montati la testa più di tanto, a tutte quelle realtà che si occupano in vario modo di Medioevo. L'idea era proprio quella di istituire un certo numero di categorie in modo tale da poter offrire visibilità al più ampio spettro possibile di attività, quindi il mondo accademico, il mondo editoriale, il mondo artigianale, quello dello spettacolo, quello della rievocazione storica, quello istituzionale e quello del multimediale e quello del turismo. Perché se uno guarda il Medioevo da questa prospettiva e guarda un Medioevo al presente, quindi senza entrare nel passato della storia medievale, ma ciò che oggi è possibile incontrare del Medioevo, si rende conto che c'è un panorama enorme di persone, di genti che si occupano o che praticano questa passione per il Medioevo a livello nazionale, e sono tantissimi. Quindi il premio è nato proprio così: 7 categorie, una prima fase nella quale chiunque poteva segnalare qualsiasi realtà in maniera assolutamente libera, una preselezione, e da questa preselezione per ogni categoria venivano indicati 5 candidati. Poi, a partire da una certa data, quindi dal 1° di febbraio e fino al 31 d'agosto, il voto diventava un voto popolare. Quindi un premio che, combinando qualità dell'offerta e anche popolarità dei candidati, poteva davvero rappresentare qualcosa di interessante e di importante sia per chi vi partecipa sia per chi lo segue. Il premio è cresciuto negli anni, è cresciuto soprattutto dal punto di vista del numero dei votanti, che adesso cominciano a essere un numero considerevole. Alla fine di questo periodo di votazione, che può avvenire per email, sms, fax, soprattutto attraverso un form da compilare online sul nostro sito, e anche, devo dire, grazie alla pagina dei candidati che il mensile Medioevo ogni anno ospita, e con la possibilità di ritagliare il coupon e spedirlo per posta. Alla fine di agosto, al 31 agosto, si chiudono le votazioni, si fa il conto dei votanti e dei voti ricevuti. In questi 14 anni, perché quella di quest'anno è la 14ª edizione, fate un po' voi il conto di quante realtà noi abbiamo ospitato all'interno del premio. Quindi sono 7 categorie per 5 candidati, sono 35 candidati ogni anno. Per 14 anni sono più di 400 candidati che hanno partecipato al nostro premio, e di ogni categoria ovviamente vince uno solo, quello che riceve più voti di tutti. Per cui è anche un voto che, pur riconoscendo il merito, riconosce soprattutto la capacità del candidato di attrarre i voti su di sé, di farsi promozione, di farsi conoscere, e diventa un circolo virtuoso e non vizioso, che contribuisce a far conoscere il Medioevo esistente e presente nel nostro paese, e contemporaneamente solleticare anche l'interesse verso questo periodo storico, così spesso vittima dei luoghi comuni, come chi era qui stamattina ha sentito molto bene
narrare dal professor Barbero, perché questo è l'altro nostro grande obiettivo. Oltre a valorizzare il patrimonio culturale, una dura battaglia contro i luoghi comuni del Medioevo buio, del Medioevo oscuro, del Medioevo immobile, del Medioevo come sinonimo di barbarie. Noi in genere il primo settembre comunichiamo i risultati attraverso tutti i nostri canali. Quest'anno per la prima volta abbiamo derogato a questa regola e abbiamo deciso che il Festival del Medioevo, con il quale collaboriamo fin dalla prima edizione, era l'ambiente, il luogo giusto per poter dare in anteprima assoluta il risultato del Premio Italia Medievale 2017. Quindi passo la parola a Giuseppe Bianchi e vi ringrazio. Grazie. In questo senso voglio ringraziare i partner di Italia Medievale per il Premio Italia Medievale, che sono la rivista Medioevo, e il direttore Andrea Steiner e tutta la redazione, e i nostri partner, diciamo, milanesi, cioè quelli che ospitano sia la premiazione che altri appuntamenti con Italia Medievale Milano, che sono il Civico Museo Archeologico e l'Archeobook Annessa, quindi la libreria annessa con il dottor Edoardo Quadrelli, e l'Urban Center nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano, che ci ospita da circa un anno e mezzo, e il dottor Spaggiari, che è sempre anche lui innamorato del Medioevo, quindi è ben contento di promuovere tutte queste iniziative. Detto questo, io vorrei solo fare un pensiero a un amico umbro che non c'è più, se no non so più chi sono, un amico umbro che non c'è più, che ha vinto il premio Italia Medievale alcuni anni fa, a cui abbiamo dedicato l'edizione 2015, ed è Marco Rufini, che aveva partecipato con il libro Quasi Re, dedicato, un romanzo storico dedicato alla vita di un altro umbro che ha caratterizzato alcuni decenni del Medioevo, cioè Fortebraccio. Andrea Fortebraccio, questo condottiero, questo capitano di Ventura, che è ben conosciuto da queste parti, però molti hanno conosciuto meglio questa figura, anche se non è un'opera accademica, ricordo, un romanzo storico, attraverso l'opera di Marco. Io chiedo solo un applauso per Marco, perché oltre a essere un grande innamorato del Medioevo, era un grande innamorato della sua terra, e credo che tutti gli umbri che lo hanno conosciuto non possono che dire altrimenti, e proprio un grande innamorato della cultura, che cercava anche lui di divulgare a un più vasto pubblico possibile. Brevissimamente, io avrei tre ringraziamenti da fare. Innanzitutto alla città di Gubbio, perché io sono arrivato un po' di giorni prima, sono venuto anche nelle altre edizioni. Io giro per i bar, ascolto, sento anche i vostri accenti, i vostri dialetti, la vostra splendida ironia di comunità umbra. Volevo farvi i complimenti perché ci trattate veramente bene, siamo molto più che ospiti, siamo amici di questa città. Grazie infinite. E secondo ringraziamento, non ci sono in questo momento, ma persone come Federico Fioravanti, Daniela, Cesare, Alessandro, che sono tra lo staff organizzativo di questo Festival del Medioevo, desideriamo ringraziarli per l'ospitalità. E ultima cosa personale, vedete che il consiglio direttivo è fatto da tre maschietti, volevo ringraziare personalmente anche le donne della nostra associazione, perché senza di loro e senza le loro idee ogni tanto potremmo anche risultare un pochino incagliati, invece sono sempre stimolo a migliorare, dunque un applauso anche alle donne. Passiamo alla proclamazione, diciamo così, dei vincitori. Allora, per le sette categorie, più ci sono i premi speciali, noi abbiamo scelto, o la gente votando ha scelto, per l'editoria, il libro Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievale di Maria Paola Zanoboni. Per la categoria arte, Fabrilis Carollo di Cirie, che è un'associazione in provincia di Torino. Per la categoria spettacolo, Modo antico e un ensemble medievale, per cui quando sentiremo anche musica così durante la loro premiazione. Per i gruppi storici abbiamo premiato Presenze Longobarde di Massello, che è in provincia di Torino. A Pavia c'è una bellissima mostra che poi si trasferirà a Napoli sui Longobardi, e siamo molto sul pezzo dal punto di vista culturale in Italia sui Longobardi, abbiamo scelto anche per quello di candidarli. Se nelle istituzioni, il Centro Studio Medievali Ponzio di Cluny di Bassano del Grappa.
per la categoria turismo il romanico del Monferrato e per la multimediale il museo multimediale del Regno di Arborea di Las Plaza, che è nel Medio Campitano in Sardegna. Però poi dopo abbiamo scelto noi i premi speciali e abbiamo scelto lo Scudo di Cristo di Gastone Breccia come libri, la Passione dei Templari di Simonetta Cerrini e il Museo Polli Pezzoli di Milano, che comunque pur essendo un museo privato, anche tutti questi musei che sono meravigliosi, anche in giro per l'Italia, in tutte le città d'arte, ma anche nelle piccole realtà locali, comunque vanno sempre comunque premiati e sostenuti perché sono strepitosi e magari lì si può visitare anche con molta più tranquillità rispetto ai grandi circuiti dove magari ci sono delle file immense ma sono già conosciute. Io avrei terminato, faccio i complimenti ai vincitori e ribadisco complimenti anche a voi che siete qua con noi, che avete fatto una scelta di seguire il Medioevo in questo festival. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io a mia volta vorrei iniziare questa breve chiacchierata ringraziando ancora una volta Federico Fioravanti e il suo staff, perché ritengo che il Festival del Medioevo sia un unicum davvero prezioso che sa coniugare l'alta divulgazione con tutto ciò che riguarda l'universo composito, rutilante, che ruota intorno al Medioevo e che mi sembra, ormai siamo alla terza edizione, stia diventando veramente una realtà sempre più consolidata e preziosa. Allora appunto partiamo dai monaci che sono statutariamente da un'altra parte rispetto alla città, che è un pochino l'argomento di questa edizione. E partiamo dall'undicesimo secolo, dalla metà dell'undicesimo secolo, vorrei partire da qua. Siamo nel periodo pieno della riforma della Chiesa, nel bel mezzo di quel processo che spesso abbiamo sentito definire a scuola e poi ancora molto spesso nei libri degli studiosi come riforma gregoriana. Ma io non sono tanto d'accordo a definirlo così, dal nome di uno solo, delle decine di papi che hanno partecipato nel corso dei quasi 150 anni, perché parliamo di un periodo e di un processo che dagli inizi del X arriva alla metà del XII secolo, dunque un secolo e mezzo. Tanto è stato il tempo di questo processo di rigenerazione della Chiesa e della società cristiana nell'Occidente. Riforma gregoriana, parliamo di Gregorio VII. Gregorio VII, che è il Papa di Canossa, che è il Papa della lotta con l'imperatore Enrico IV, che ha governato la Chiesa di Roma però per poco più di una decina d'anni, dal 1073 al 1085, anni importanti certamente, densi di cambiamento e di rottura, ma che si possono capire e valutare solo se li contestualizziamo all'interno di un processo che è ben più lungo, che è ben più complesso, delicato, convulso, non lineare, non determinato, già nei suoi esiti e poi naturalmente sin dalle premesse. Vabbè. Lasciamo perdere la riforma non gregoriana o non solo gregoriana, è un po' un mio pallino, ma ci tengo in ogni occasione a dirlo, ricordando che la semplificazione in storia rende solo le cose un pochino più ingarbugliate. E torniamo dunque invece alla metà dell'undicesimo secolo, e precisamente nel 1055, dove? A Firenze. In questa città si incontrano due grandi maestri della vita monastica, due eremiti, due padri spirituali ascoltati da molti monaci, due star, potremmo definirle, del movimento di riforma nato in seno a una delle componenti più rigoriste e anche dal punto di vista spirituale più attive del mondo monastico, il movimento eremitico. Incontriamo Pier Damiani e Teuzone. Pier Damiani era il punto di riferimento del monachesimo di riforma della comunità di Fonte Avellana, bellissimo eremo che si trova qui vicino e che vi consiglio, naturalmente molti se non tutti l'avranno già visto, ma è proprio qui vicino, vale assolutamente la pena, anche per capire quello che oggi cercherò un po' di dire insieme a voi, e cioè di questa contrapposizione tra scelte di spazi ben definiti e veramente molto alternativi. Dicevo, si trova qui vicino e ancora oggi si erge nella sua solitaria e austera bellezza, a pochi chilometri da Gubbio, in un desertum, cioè a dire uno spazio incontaminato, isolato, lontano da insediamenti urbani di una qualche consistenza, rispetto ai quali si pone come uno spazio, diremo,
congenitamente e statutariamente altro. Quindi parlo di rinascita, rinascimento, quindi un tempo storico nuovo che si propone come un rinnovamento rispetto a quello antico. E come si collegano i due tempi? Si collegano con un tempo intermedio che si chiama appunto Medioevo. La parola quindi nasce tardi ed è sarebbe il punto di collegamento fra l'evo antico e l'evo moderno. Paradossalmente la parola moderno nasce molto prima del Medioevo, come è ragionevole. Pare che la prima testimonianza della parola moderno sia una lettera di Papa Gelasio del 494, ovviamente dopo Cristo. Qui parla di moderno, parla di, se non mi ricordo la formula, verrebbe da modus, dal latino modus nel senso di ora, subito, e il suffisso di odiernus, sempiternus, eccetera, quindi odiernus, oggi, quindi il moderno vorrebbe dire qualcosa legato all'oggi. Nel corso del Medioevo, quello che noi chiamiamo Medioevo, poi andiamo ancora a definire meglio questa cosa, nel corso di questo tempo storico, chiamiamo, che va grosso modo dal IV secolo al XV secolo dopo Cristo, maturano una serie di vicende straordinarie, non solo si vanno portando avanti quei principi in cui ho accennato, libertà, carità, fraternità, stanno sintetizzati l'orazione francese, libertà, carità, fraternità, ma maturano situazioni nuove, si evolvono localmente fatti culturali nuovi, cioè durante il Medioevo, guardate, il Medioevo è caratterizzato da un altro dato unitario fondamentale, il perdurare la cultura letteraria è fondamentalmente ancora quella antica, quella classica, e il latino è la lingua della cultura in tutta l'Europa. Si mantiene il latino per tutto questo tempo, però nel frattempo sotterraneamente c'è un'evoluzione delle lingue parlate, dove nascono, si formano durante il Medioevo le nazionalità, nascono le nuove lingue e si formano le nazionalità. Quindi è un processo di trasformazione profondo e che il mondo moderno tiene conto di questa nuova realtà. In questo il mondo moderno è profondamente diverso da quello antico. E questa diversità matura nel corso del Medioevo. Quindi noi non possiamo avere la percezione esatta, ben focalizzata, delle novità del mondo moderno se non mettiamo bene a fuoco il dato di partenza e il processo di trasformazione che si compie in questo tempo storico che noi chiamiamo il Medioevo. Quindi la Divina Commedia, oltre che essere una grande opera di poesia, di cui adesso diremo qualche cosa, è una grande opera di sintesi della cultura classica e medievale. Voi pensate che poi tutto il patrimonio di cultura greco-romana, pensate al ruolo di Aristotele e poi di Platone, di Aristotele nel Medioevo. Aristotele viene reinterpretato da San Tommaso d'Aquino, quindi viene cristianizzato. Il sistema dei peccati che Dante costruisce nella Divina Commedia, dei peccati dell'inferno, dell'inferno, parte anche del Purgatorio, è tutta costruita sullo schema della etica nicomachea di Aristotele. E infatti laddove Aristotele è lacunoso rispetto al credo cristiano, perché Aristotele non ha e non può avere un peccato di eresia, Dante è costretto a fare una digressione, che adesso potrebbe un po' lungo dilungarsi, ma insomma è costretto a dire, però lo schema è quello. Lo schema è quello di Aristotele, reinterpretato da San Tommaso d'Aquino in chiave cristiana. C'è un processo estremamente complesso con cui evidentemente è impossibile adesso entrare in dettagli. Sperando che io riesca a concludere il commento alla Divina Commedia, sperando che riesca a pubblicarlo, sperando che riesca a vederlo pubblicato quando sarà, chi vorrà leggere vorrà trovare tante cose. Nel 313 si dà libera circolazione ai principi del cristianesimo. Nel 321 muore Dante Alighieri, che ha lasciato la più alta rappresentazione sintetica di questa esperienza di civiltà, di cultura e di civiltà. Ecco. Io vorrei proporre, sarebbe bello che dal festival del Medioevo di Gubbio partisse questa proposta e trovasse, non io che faccio il letterato, ma autorevoli storici del Medioevo che volessero sostenerla e valorizzarla.
potrebbe avere come due marcature storiche simboliche il 313 come data di inizio e il 321 come data di fine. Ringrazio, scusate. Grazie, Ma venire.